L'apertura al pubblico del rifugio antiaereo, situato nei pressi di Piazza Cavour, unitamente ai momenti storici che stiamo attraversando, ci ha dato modo di riflettere e approfondire in classe il significato della guerra e della pace. In particolare, durante il nostro corso di storia, abbiamo evidenziato quello che la città di Vercelli subì durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Forse non tutti sanno che Vercelli fu bersagliata da ben 5 bombardamenti al fine di distruggere le vie di comunicazione e di colpire le zone occupate da fabbriche e da attività industriali di diverso genere. Il CNOS si trova proprio in una delle zone che furono prese di mira da uno di questi bombardamenti. Immaginiamo di ritornare al passato. Piazza Cavour, 28 maggio 1944. Le bombe cadono. Colpiscono il ponte della ferrovia sul fiume Sesia. La zona a nord-ovest di Vercelli con gli stabilimenti della Faini e della pettinatura Lane. La strada per Olcenengo, una bomba inesplosa si infila nel pozzo della cascina Bargé e lì rimane fino al 1998, quando fu fatta brillare dagli artificieri nel campo attualmente occupato dalla pista di skating. A bordo di questo mitico topolino del signor Roberto Adami andiamo a scoprire nuove testimonianze storiche. Gina Vilfredini Cerruti. Memoria storica vivente del quartiere Belvedere e Canadà, ci ha rilasciato questa bella testimonianza. Maggio 1944. La guerra si stava spostando sempre più verso il nord Italia. I bombardamenti degli alleati anglo-americani si stavano intensificando sugli obiettivi ritenuti strategici. Anche su Vercelli il pericolo di bombardamenti era sempre più imminente. La chiesa del Belvedere e le opere salesiane si trovavano sulla direttrice di possibili attacchi. Erano infatti situate in prossimità della stazione ferroviaria e di alcune fabbriche. La comunità parrocchiale guidata dal parroco Don Bartolomeo Tomé e quella delle figlie di Maria Ausiliatrice, che si occupava dell'asilo della scuola elementare, decisero di chiedere aiuto a Don Bosco. Fecero voto che a guerra finita avrebbero provveduto ad erigere, come ringraziamento per la protezione, un monumento a Don Bosco
nel cortile della scuola elementare. Domenica 28 maggio 1944, festa di Pentecoste. Era prevista una processione lungo le vie del quartiere a conclusione del mese dedicato a Maria Ausiliatrice. Verso le 11 del mattino, però, suonò la sirena dell'allarme aereo che preannunciava un imminente attacco. Si profilò all'orizzonte una squadriglia di fortezze volanti, pronta a sganciare il suo carico di bombe sulla città. In quel momento arrivò l'aiuto provvidenziale di Don Bosco. In modo del tutto imprevedibile, le bombe caddero quasi tutte in campagna, nelle risaie allagate, infilandosi nel terreno argilloso reso molle dall'acqua. Pochissime caddero sulla periferia, lungo le rotaie della ferrovia. Nessuna cadde sul centro della città. La città di Vercelli e il rione Belvedere Canadà vennero miracolosamente risparmiati quasi per intero. Appena terminata, nell'aprile del 1945, un gruppo di ufficiali americani di stanza presso il comando alleato con sede nella Villa Lombardi, situata dove ora sorge il consorzio agrario, chiese di visitare le opere salesiane. Uno di essi era il comandante della formazione di bombardieri che aveva operato su Vercelli quel 28 maggio dell'anno precedente. Una testimone, suor Dorina Uberti, insegnante nella scuola elementare, era presente. Ella riferì che l'ufficiale disse di aver visto, volando sopra la città, tre croci e volle sapere di quali edifici si trattasse. Gli fu spiegato che una corrispondeva al Duomo, l'altra alla Basilica di Sant'Andrea. L'ufficiale volle sapere quale edificio si nascondeva sotto la croce più piccola che aveva notato oltre il cavalcavia. Si trattava della chiesa del Sacro Cuore al Belvedere e degli edifici delle opere salesiane. Egli li aveva risparmiati, ordinando ai suoi piloti di tenersi sulla campagna perché aveva pensato si trattasse di un college con tanti ragazzi. Tutti i presenti rimasero colpiti da tale rivelazione e compresero quanto grande fosse stata la protezione di Don Bosco. Mio papà abitava con i suoi genitori, Angelo e Angela Tacchini, davanti a quella che adesso è la Bennett. Prima c'era lo stabilimento della Faini in via Walter Manzoni al Canada. Avevano un negozio e tra l'altro una delle prime pompe di benzina di Vercelli. Quel poco mi ricordo deriva dai racconti di mio papà durante la guerra, durante i bombardamenti. A volte venivano annunciati dalle sirene, a volte no. E mi ricordo che mio papà mi raccontò quanto suo papà, Angelo, faceva praticamente allontanare tutta la sua famiglia nascondendosi nei fossi dei campi della piccola roggia lì vicino a casa, stando in silenzio col batticuore, aspettando che questo rumore, questo boato, a volte che poi non si conclamava, non si verificava, arrivasse. Poteva essere di giorno, poteva essere spesso di notte. E la cosa che mi ha colpito sempre furono le parole di mio papà, che riuscì a raccontarmi quanto suo papà non scherzasse su questo, ovviamente su questo fatto, un po' come ha fatto Benigni nel suo film, però riuscisse a controbilanciare la sensazione di pericolo per far scappare subito moglie e figlio, magari stanno facendo altro, con una sensazione comunque parallela di sicurezza. Dai, comunque tanto non ci colpisce, eccetera. Immaginiamo il batticuore, il silenzio per aspettare questo schianto delle bombe che venivano lanciate da questi aerei che i vercellesi, come ben sappiamo, chiamavano Pippo. Era praticamente questo nome in codice, e questo Pippo erano gli aerei dei cosiddetti alleati che in quel momento però bombardarono Vercelli. Thank you.
Allora, siamo giunti al termine di questo viaggio, di questa ricostruzione di alcuni momenti storici. È proprio una pillola di storia della Seconda Guerra Mondiale. Una pillola che abbiamo preso come esempio perché ha colpito il territorio dove ha sede la nostra scuola da tanti decenni. Chiudiamo questo viaggetto storico, culturale, artistico qui nel chiostro di Sant'Andrea. Abbiamo parlato degli orrori della guerra, vogliamo che si ricordi che cos'è stata la guerra anche per noi qui a Vercelli, nel nostro piccolo, ma soprattutto vogliamo ricordare il fatto che, conoscendo i vecchi fatti di un'epoca, possiamo costruire bene il nostro presente. E in questo momento storico di guerra, io mi auguro che quando questo video andrà in onda, magari la guerra in Ucraina si sia risolta nella maniera più positiva possibile, a suon di diplomazia, non certo a suon di bombardamenti, solo ricordando il passato possiamo costruire con importanza il nostro futuro.